Napoli oltre i luoghi della bellezza e al di fuori degli scenari più celebrati. Le fotografie di Giorgio Didato, artista autodidatta di Ponticelli, rivelano piccole occasioni invisibili della città, percorrendo l'esplorazione di una bellezza intima e silenziosa molto lontana dall'immaginario delle cartoline. La mostra Napoli allo specchio, a Castel dell'Ovo fino al 18 febbraio, è prodotta dalla Casa del Popolo di Ponticelli, un'associazione che lavora attivamente sul territorio per combattere con la cultura e con l'aggregazione il disagio sociale della periferia. Napoli in qualche modo si sottrae, caro direttore, allo schema classico, voglio dirlo anche all'analista, allo schema classico del rapporto centro-periferia delle metropoli contemporanee. Napoli non ci sta, nel bene e nel male, in questo schema, non è questo letto di Proust, non è riconducibile, non è, diciamo, stendibile comodamente, è un'altra cosa. Una periferia malinconica che resta fissata nei poetici scatti in bianco e nero, mentre i ritratti raccontano un'umanità affaticata ma viva. Circola in qualche modo la bellezza che non sia, diciamo così, slegata dalla quotidianità e dalla vita reale delle persone che incontro tutti i giorni. Da questo percorso della Casa del Popolo, col Partito Comunista, la militanza politica e sociale, questo gruppo culturale, mi ha in qualche modo maturato e dato gli strumenti diciamo così, posto le basi per il mio sviluppo proprio, diciamo così, anche proprio umano. È stato molto importante per me questa frequentazione.